Questa è la nostra rocker. Questa è la nostra. E poi volevo chiedervi, voi siete autisti? Io sì. Io ero autista. No, diciamo così, non manco da molto, ho dei ricordi freschi ancora. Tieni conto che questo lavoro è del 2019, io ero ancora in servizio e avevamo rapporti costanti con tutte le autiste che vedi qua dietro. Questa è la nostra dea napoletana. Questa è la nostra dea napoletana dove diciamo così, lei è bravissima a far da mangiare e ha anche una carica erotica a modo suo, diciamo così, no? Cioè, a suo modo. E l'abbiamo voluto immortalare proprio con le sue belle padelle in mano e la sua sensualità prorompente. Le persone ritratte sì. Le possiamo trovare anche alla guida della... Esatto. Precisamente. Tutte queste signore sono autiste, perciò si possono fumare tranquillamente sull'auto. Chiaramente, diciamo così, in ambito lavorativo hanno le loro regole, hanno le loro... Però chiaramente se si trovano in determinate situazioni, quali possono trovarsi, diciamo così, a contatto col pubblico, diciamo che, ad esempio, questa ha il suo carattere, secondo me, se non sono educati, qualche problema se lo mettono, come per diverse altre. Come le avete convinte? Allora, noi molto semplicemente, siccome erano colleghe che si distinguevano per il loro carattere, per il loro modo di essere, molto semplicemente gli abbiamo detto: guarda, tu sei famosa per questa cosa, ce la rappresenti? Ti andrebbe di fregartene di ogni cosa e di rappresentarcela? Ci hanno detto sì. E questo è il lavoro. Allora, questa qui è una collega che lei si chiama Selena. Selena significa luna, luna d'argento. Lei è anche albina. Perciò abbiamo detto, ma perché non accentuare questa sua caratteristica? E perciò l'abbiamo avvolta nella carta stagnola, proprio per esaltare la sua, il suo nome, la sua luna d'argento. Questo l'avete fatto in uno studio? Nel pollaio. Era un ex pollaio, sì. Che lui ha ristrutturato, esatto. E fatto a camera di posa. Sì. Una sala di posa. Sì, 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 cioè mica tanto grande, te lo dico subito, è 5x5, non è che... Però fuori si mangia e si beve, no? Si creano le condizioni migliori, hai capito, per mettere le persone a proprio agio, e quando siamo a un certo tasso fuori dal lavoro andiamo dentro al pollaio. Cioè, e queste abbiamo trovato che siano le condizioni migliori. Boss? No, è un pesce esotico, è un pesce iramiano. I soggetti hanno degli oggetti. Sì. Questi oggetti quindi sono in funzione del loro carattere, del loro... Allora, questi sono anche degli strumenti di lavoro, eh? Sono degli strumenti di lavoro. Faccio un esempio. Questa ragazza ha in mano il ferro. Questa ragazza ha in mano il ferro con cui si... diciamo così... Si aggancia la pedana per i disabili. Lo raccontavo prima alle ragazze, cioè io l'ho conosciuta la prima volta, lei aveva il 20 davanti, è scesa con questo braccione enorme, con questa cosa in mano, e la disabile non è salita, ha voluto salire su quello dopo, che ero io, e gli ho chiesto, dico: ma mi dici perché? Mi ha detto: ma scusi, ma l'ha vista la sua collega? Allora dico: va bene, questa ce la segniamo. questa è la prima. E le abbiamo chiamate una a una, due alla volta. A volte due, a volte anche da sole, però l'importante è che si creassero le condizioni migliori, diciamo così, le condizioni dove uno può esprimersi liberamente, dicendogli chiaramente cosa cercavamo da loro, che non è nient'altro
che quello che ci fanno vedere ogni giorno, cioè nella pausa tra un caffè e l'altro, quando ci raccontano quello che gli è capitato, quello che gli è successo, cioè le facce che fanno in quell'occasione. Questo noi volevamo, gliel'abbiamo chiesto e ce l'hanno dato. Questa qui è cosa, diciamo così, quella più, però sarà anche che un pochettino di noi ci siamo abituati a vederla anche in un certo modo, però lei è però un attimo, cioè vuol dire, devi sentire quando va a basso che gli capita qualcosa, cioè sembra veramente che giri con la mazza in mano, te lo dico, a tal bene. Ma quanto è durato sto lavoro? Un anno e mezzo preso con molta calma, selezionando i giorni di riposo per ognuna, mettendosi d'accordo. No, è stato fatto con molta calma e con tutte le possibilità che avevamo. Il tempo non ci è mancato, non avevamo. Perché dovevamo incidere con i giorni di riposo. Ci abbiamo messo un annetto e mezzo. Questa è la nostra massaia, quella che diciamo così non fa le pulizie e si mangiano regolarmente il culo del salame. Allora, sappi che prima di queste sono stati fatti anche i colleghi, E queste foto qua sono state esposte per la prima volta al circolo che c'è degli autisti che c'è in San Felice, con inaugurazione, dove c'era, mi pare, il cardinale addirittura. Sì, so che c'era. Comunque, insomma, l'inaugurazione. C'erano tutti, diciamo, sia la dirigenza dell'azienda che naturalmente i vari esponenti politici e della Chiesa. Sì. Per cui c'è stata un'inaugurazione dove tutti i colleghi chiaramente si sono passati davanti diverse volte dandosi di gomito, perché fondamentalmente anche questo è un aspetto importante, no? Poi evidentemente è stata notata in giro e ci è stata chiesta di portarla in altre manifestazioni, però l'origine di partenza è partita lì, in quell'attimo lì, per i colleghi. Poi dopo abbiamo incominciato a portarli in giro.